Buongiorno a tutti e benvenuta Laura Balestra, che oggi è la nostra ospite della nostra rubrica Aibe Liguria On Air. Laura Balestra ha da poco pubblicato con Aibe nella collezione ET un volumetto tutto dedicato all'information literacy e quindi ci piaceva l'idea di partire proprio presentando questo suo contributo e quindi poi approfondendo il discorso dell'information literacy in biblioteca. Laura, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, questo libro pubblicato da AIB, da cosa nasce, qual è stata l'esigenza che ha mosso, come dire, la pubblicazione e entriamo un po' nel merito appunto del contenuto. Allora, l'idea chiaramente è che a 40 anni di distanza da che questo concetto di information literacy è comparso nell'ambito specificamente delle biblioteche, era necessario fare uno stato dell'arte, un punto della situazione. La collana è proprio una collana di testi di sintesi, quindi l'idea è stato dell'arte del tema rispetto al mondo della biblioteconomia, con una focalizzazione sulle biblioteche, questo è importante dirlo, perché non è automatico quando si parla di competenza informativa. E poi tenendo insieme due concetti, perché di fatto questo libro li tiene insieme, da un lato la competenza informativa e dall'altro come nelle biblioteche, quindi non in generale nelle scuole, all'università, ma nelle biblioteche, si può fare in modo che questa competenza informativa venga migliorata nelle persone. Quindi l'esigenza era da un lato stato dell'arte, quindi non diciamo a livello internazionale, perché c'è tantissima letteratura, e però anche con un occhio a cosa stanno facendo le biblioteche, perché questo è stato negli anni qualche cosa di maturato e quindi era necessario fare un po' uno stato dell'arte, un punto della situazione. Quindi sicuramente una parte teorica, quanto mi pare di comprendere, e anche una presentazione di casi di studio. Sì, la parte teorica è sostanzialmente un tentativo di non offrire una definizione, perché non c'è una definizione reale di information literacy, nel senso che ci sono degli scenari, dei punti di vista che però si sono affermati nella letteratura biblioteconomica. Quindi c'è tentativo di dare una visione delle varie facce della competenza informativa, ricollegandole chiaramente a temi come l'apprendimento permanente. Lo spirito critico, i diritti di cittadinanza che vengono messi in discussione se uno non sa ricercare e usare bene i documenti. Dall'altra, più che casi di studio, i contesti, quindi l'importanza di capire che non si può ragionare di information literacy in senso astratto, anche parlando di biblioteche, quindi che un conto è ragionarne quando il target è quello di uno studente e quindi in una certa prospettiva, un conto è ragionarne quando il target di riferimento per le biblioteche, quindi anche come servizio di educazione all'informazione che fa la biblioteca, un conto è ragionare in una biblioteca di pubblica lettura, quindi la competenza informativa e la competenza digitale si legano, sono due aspetti che sono estremamente collegati, soprattutto se parliamo del contesto della biblioteca pubblica, e quindi un tentativo di ricostruire tutto questo scenario, sempre avendo come riferimento i bibliotecari. Questo trovo che sia un aspetto importante, parlando a una situazione della biblioteca, perché l'idea è che i bibliotecari, se dovessi lanciare slogan, e so che non si dovrebbe parlare per slogan, lo fanno meglio, nel senso che la nostra tradizione, cultura biblioteconomica, rende la nostra capacità di essere efficaci nella didattica, nella trasmissione e soprattutto nell'accrescimento della competenza informativa delle persone che incontriamo, quindi vale anche i servizi di reference, non è soltanto fare corsi, peculiare, quindi direi che è un modo anche per rivedere la professione dal punto di vista di quella che è la sua caratteristica, a mio avviso, più importante, che è quella comunque di aiutare le persone a utilizzare spirito critico nella ricerca e nell'uso delle fonti informative. A che punto siamo in Italia rispetto all'information literacy? Cioè, le biblioteche italiane propongono questo genere di approfondimento? I nostri bibliotecari sono formati per offrire, come dire, una ricerca puntuale? Qual è lo stato dell'arte? Ecco, il libro cerca un po' di ricondurre nel dettaglio questi tipi di considerazioni. L'ambito della biblioteca di pubblica lettura è un ambito in cui indagini CEPEL, la presenza di questo tipo di attività nella forma di corsi è intorno al 20-30%, però non dobbiamo dimenticarci che il servizio di reference fa di fatto questo tipo di operazione, quindi di solito ci si ragiona in termini di corsi, ed è vero, di corsi o di laboratori, cioè di occasioni strutturate. Però, se consideriamo che le civiche invece hanno un ottimo servizio anche di reference, la competenza informativa a quel punto il reference lo fanno al 90% più o meno, quindi resta molto più forte. Il contesto delle biblioteche accademiche vede un servizio offerto agli studenti più ampio dal punto di vista dimensionale.
Però anche qui abbiamo tante distinzioni, c'è chi lo fa perché è incardinato all'interno del curriculum degli studenti, molti invece lo fanno in università semplicemente come un'offerta libera, quindi è molto differenziato il contesto complessivo. La parte più critica, a mio avviso, ma lo emerge dalle statistiche, riguarda il contesto della biblioteca scolastica, che invece dovrebbe essere un nucleo fortissimo rispetto alla trasmissione e all'accrescimento della competenza informativa. E in Italia, stante la situazione delle biblioteche scolastiche e da un lato anche l'approccio didattico che ha la didattica in Italia, quindi poco legato alla didattica attraverso la ricerca, è chiaro che tutti questi temi si legano, fa sì che nell'ambito delle biblioteche scolastiche, nel mondo della scuola, ci siano ancora delle criticità che a mio avviso vanno superate, ma soprattutto in relazione anche non soltanto al tema delle biblioteche, ma al tema della didattica come didattica invece più orientata all'apprendimento attraverso la ricerca. Quindi, quando questo modo di apprendere e insegnare, perché sono le due facce della medaglia, cambierà, automaticamente ci sarà una maggiore esigenza di utilizzo di documenti, spirito critico nell'utilizzo, eccetera, eccetera, e quindi le due cose miglioreranno entrambe. Ci sarà una maggiore esigenza di biblioteche anche all'interno della scuola. Ecco, tu come lo vedi questo scenario? Nel senso che mi sembra di poter dire che in ambito italiano, sia sulle civiche che sulle universitarie, davvero il discorso del reference, così come dei corsi, tutto sommato è un po' pane quotidiano per i nostri bibliotecari. Invece sulle biblioteche scolastiche tu tocchi un tema, direi, nevralgico, perché sappiamo delle criticità legate proprio a questo settore. In prospettiva tu come la vedi? Cioè, credi che davvero potrebbero diventare un fulcro di, come dire, nuova modalità appunto di fare didattica di conoscenza o stante la situazione poi generale della scuola italiana la situazione perdurerà senza grandi possibilità future? È chiaro che si vedono dei passi avanti ma non strutturali, cioè il problema è proprio il concetto di realtà a macchia di leopardo. Ci sono delle eccellenze meravigliose in certi contesti e c'è una totale assenza in altri, quindi il problema è proprio di garantire a livello nazionale una struttura che invece in questo momento ha una debolezza intrinseca, che non significa che gli insegnanti già non facciano didattica a classi rovesciate, quindi utilizzando i documenti, eccetera. Però ho avuto la fortuna di lavorare insegnando agli insegnanti delle scuole superiori, insegnando agli studenti delle scuole superiori, le medie non ho avuto grandi occasioni, però nella scuola superiore sì, e si tocca con mano il fatto che mancando i documenti, letteralmente, quelli che andrebbero acquistati, quindi non soltanto quello che c'è gratis in rete, spesso i discorsi non si tengono, perché alla fine dietro ci sono sempre i documenti. Quindi l'importanza della biblioteca è proprio questa, il fatto che nell'universo della biblioteca io ho fonti di sintesi che si integrano, ma sono a pagamento, quindi la biblioteca le rende fruibili a tutti in questa dimensione. E ci sono le fonti gratuite, non c'è solo il gratuito online, altrimenti le ricerche scolastiche si riducono a tante cose buone che ci sono in rete gratuitamente, ma manca completamente il sostrato della saggistica, fondamentalmente, che nelle scuole superiori invece, per esempio, sarebbe molto molto importante. Quindi suppliscono le biblioteche civiche, quindi benissimo, però è chiaro che è un problema che permane fin tanto che non ci sono da un lato investimenti, perché non si può fare a meno di investimenti in questo senso, e dall'altro la volontà appunto di fare in modo che la didattica possa orientarsi ancora di più alla modalità di utilizzo di documenti per imparare, quindi di ricerca nella didattica, quindi metodologie, il libro un po' lo racconta, di metodologie per l'apprendimento e per la didattica che utilizzano i documenti, mettendo i ragazzi in condizione di sviluppare le proprie competenze anche autonomamente attraverso laboratori, quindi rendendoli partecipi anche del proprio apprendimento. Il discorso che tu facevi, a mio giudizio, ci ricollega direttamente alle ricerche che vengono effettuate oggi tramite banalmente Google. Si pensa ovviamente che online ci sia tutto e come si colloca in questa percezione, diciamo, di vox populi dell'internet come grande contenitore nel quale davvero c'è tutto lo scibile umano immaginabile, come si colloca l'information literacy rispetto a questo tema? È come se fosse una specie di spirito guida, nel senso che se io ho capacità di esercitare spirito critico nella scelta delle informazioni, automaticamente in modo rapido so decidere se quello che ho trovato anche gratuitamente in rete è effettivamente la fonte più rilevante rispetto a quello di cui ho bisogno oppure no, in base ai bisogni, in base a tutti i fattori. Quindi, avendo sviluppato un rapporto complesso e articolato con i documenti, non vado a fare scelte subottimali. Ai ragazzi delle scuole superiori la racconto in questo modo: perderete una montagna di tempo se, dovendo lavorare su una tesina, una ricerca, andrete semplicemente a utilizzare fonti banali, non vi porrete mai domande, perché alla fine poi il punto è anche questo.
che il nucleo di tutto questo ragionamento è la capacità di porsi delle domande, cioè di creare contenuti, quindi di porsi criticamente rispetto a un contenuto, non di fare il bla bla che ripete quello che c'è scritto su un documento. Quindi per farlo serve stare sulle spalle dei giganti, quindi partire da testi che sono ottimi in partenza, perché altrimenti solo a ricostruire il contesto si butta tempo, questo che dico ai ragazzi, buttate tempo a usare fonti sbagliate, e poi però serve lo sforzo personale, quindi la creatività. Il fatto di tirar fuori comunque una propria domanda di ricerca, a me in quest'ambito interessa questo, io ho cercato di capire questa cosa. Ecco, l'information literacy offre degli strumenti per percorrere la dinamica di un processo di ricerca documentale, bibliografica, ma di farlo in un modo saggio, cioè non banale, non appunto alla fine limitato, sia dal punto di vista delle fonti che si usano, che spesso sono subottimali, ma anche del metodo. Non essere in grado di farsi delle domande vuol dire non avere capito cos'è una ricerca. I ragazzi, io dicevo, che cos'è una ricerca? E mi rispondevano quella cosa che scrivo. No, è cercare delle domande. Se non hai delle domande, non hai fatto nessuna ricerca, fondamentalmente. Sì, viene da dire che davvero è un percorso lungo che andrebbe intrapreso già dalla scuola primaria, e quando invece ci si rende conto che gli studenti universitari arrivano al primo anno della loro esperienza universitaria completamente digiuni e di questo discorso della ricerca che facevi tu, cioè assolutamente orientati ad un copia e incolla critico senza porsi delle grandi domande, quindi lì poi c'è un lavoro che diventa ciclopico da fare proprio su questi giovani che devono poi giustamente affrontare dei percorsi anche di approfondimento con delle tesine, dei momenti laboratoriali, quindi se l'avessero fatto 10 anni prima sarebbero sicuramente arrivati con degli skills in più, insomma. Questo è fondamentale, io lo leggo anche molto alla vita invece degli adulti, nel senso che oggi lo viviamo, se io utilizzo fonti subottimali quando devo capire qualcosa intorno al coronavirus, i temi sono sempre quelli, questo non può funzionare, e per quello che la competenza informativa non riguarda la scuola, anzi assolutamente, quando si è cominciato a ragionarne l'approccio era sempre, e ancora oggi è così, al mondo del lavoro, alla realtà delle persone adulte, perché hanno necessità di autoapprendere, quindi l'idea che se io ho imparato a usare le fonti informative in senso critico, quando dovrò imparare qualcosa per me, lo farò in un modo serio, sensato, utilizzando i documenti che sono necessari, comprandoli, comprando libri, anche questo sembra, in Italia sembra di dire una cosa strana, e invece no, comprando libri, andando in biblioteca, cioè mettendo in essere tutti quei procedimenti che sono necessari quando qualcosa nella vita conta, scegliere il lavoro, per esempio, piuttosto che formarsi su un tema specifico perché c'è un'esigenza, gli adulti hanno delle esigenze, non lavorano in senso astratto. Però l'importante, e questo lo vedo anche nel nostro contesto universitario, quando vedi un ex studente che viene a prendersi i libri in biblioteca perché ha cambiato lavoro, vuol dire che appunto ha capito che non si finisce mai di imparare, e quindi se sai utilizzare bene i documenti hai una marcia in più rispetto alla vita alla fine. Sì, questo è fuori di dubbio. Come la vedi tu l'information literacy al tempo del distaccamento sociale? È di nuovo una specie di antidoto per fare in modo che la lettura, perché alla fine è quello, diventi una chiave di forza, una leva per capire quello che sta succedendo, quindi banalmente per analizzare quello che leggiamo, quindi non soltanto leggere, ma anche andare a capire se quello che stiamo leggendo effettivamente corrisponde a qualcosa di minimamente sensato, per prendere le distanze anche, per rallentare, perché se conosco i documenti so che le ricerche scientifiche le vedremo, nel senso che adesso, ecco, è anche un modo di capire che la produzione scientifica ha i suoi tempi, quindi è inutile essere ansiosi e andare a vivere, le notizie sono un tipo di documento, la ricerca scientifica ne produce degli altri, ecco, tutte queste conoscenze aiutano a vivere serenamente quello che ci sta intorno, e quindi a capire il significato di ricercare e usare informazioni anche per gli altri alla fine, per mantenere sotto controllo lo stress collettivo, sapendo che stare attaccati alle notizie istante per istante non è produttivo, che leggere le statistiche, anche lì si parla di information literacy declinata alle statistiche, perché poi tutti gli ambiti hanno la loro competenza informativa, vuol dire evitare di prendere dei punti di vista erronei e assumerli come propri, e magari anche diffonderli e creare attraverso i social una confusione planetaria, che invece, se uno ha una capacità di analisi critica dei documenti, dovrebbe assolutamente non fare, o comunque non cadrà mai in queste trappole.
Certo, quindi direi un libro necessario, questo che tu hai da poco pubblicato con AIB, necessario per tutti ovviamente gli agenti che si occupano di competenze informative, in particolare per i bibliotecari, credo che siano questi aspetti che aprono delle sfide davvero per la nostra professione e anche nuovi campi, se vogliamo, di applicazione. Laura, io ti ringrazio molto per la tua disponibilità e per la collaborazione, colgo l'occasione anche per ringraziare la Biblioteca Universitaria di Genova che ci ospita sui suoi canali social e allora direi buona lettura a tutti. Ovviamente il libro di Laura è disponibile anche in formato ebook direttamente dallo shop di AIB e quindi direi insomma in questo momento in cui abbiamo tutti un pochettino più tempo potrebbe essere un'ottima lettura e un ottimo approfondimento. Grazie ancora Laura, Grazie a buona voi, giornata. buona giornata.